Promessa mantenuta, la Banca di Credito Cooperativo della Valle Delfitalia amplia i propri orizzonti per venire incontro alle esigenze dei soci e alla conquista di nuove fette di mercato. Ieri, dopo la messa officiata dal Vescovo Ignazio Zambito nella piazza Gepifaranda di Rocca di Caprileone, è stata aperta la sesta agenzia, la prima sulla costa tirrenica per la Banca di Credito Cooperativo, tra le più patrimonializzate in Sicilia. Noi speriamo che attraverso questa nuova filiale rilanceremo moltissimo l'azione di un modo diverso di fare banca, attraverso il primato della relazione, il primato con il cliente, che non è, come diceva prima il nostro direttore, non è un solo un numero da noi, bensì è una persona con una storia che va condivisa e sostenuta. Una scelta strategica di aprire una sede a Rocca di Caprileone che rientra in un progetto ampio di consolidamento della presenza sul territorio dei Nebrodi, con un occhio allo sviluppo aziendale e una alla crescita economica del comprensorio. Rocca ha un tessuto economico molto importante, sono presenti aziende che rappresentano le più grandi aziende italiane. Questo secondo me è importante per la nostra banca, è importante per la comunità, è importante per la crescita di questo territorio. Ritengo che ci saranno almeno 10 milioni di euro di raccolta in meno di un anno e noi prospettiamo almeno 7-8 milioni di euro di impieghi. E la Banca di Credito Cooperativo è una piccola grande banca e credo che avere scelto come localizzazione Rocca di Caprileone è qualcosa che inorgoglisce la nostra comunità, perché appunto per il servizio che può offrire non solo alle famiglie e risparmiatori, ma soprattutto per il servizio e anche l'incoraggiamento che può offrire a chi intende fare intrapresa in un momento di grande difficoltà.